no, stai tranquilla. No, 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 è solo bicarbonato di sodio. Sì, sì, no, ma puoi mangiarlo senza nessun problema. No, non è stato aggiunto per alcalinizzare, no, è un agente lievitante, serve per lievitare, per la lievitazione. Sì, sì, stai tranquilla, no, non ti avvelena. No, no, ciao mamma, ciao, 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 ciao. Era mia mamma e ogni tanto mi chiama perché legge le etichette di quello che compra e a volte non capisce cosa c'è dentro o non sa se fa bene o fa male, allora chiama il figlio chimico. Ciao e bentornati sul mio canale YouTube dove analizziamo scientificamente quello che mangiamo. Le etichette sono nate per dare un aiuto al consumatore, per farci capire che cosa contiene quello che noi compriamo e che mangiamo. Tuttavia è indubbio che molto spesso confondono e generano più ansia di quanto dovrebbero, specialmente se andiamo a leggere ingredienti che non conosciamo o di cui non conosciamo la funzione. È da un po' che sento dire che dovremmo per esempio evitare di mangiare prodotti che contengono tantissimi ingredienti, anzi, secondo alcuni, più è lunga la lista degli ingredienti, più il prodotto sarebbe di cattiva qualità. O addirittura che noi non dovremmo comprare nulla nella cui lista degli ingredienti compaiano dei prodotti che la nostra nonna o la nostra bisnonna non riconoscerebbe. Magari fosse così facile, in realtà purtroppo questa è una visione estremamente semplicistica del mondo dell'alimentazione industriale, perché questo è. È molto più importante cercare di capire a che cosa servono le varie sostanze che vengono aggiunte e non dobbiamo così fermarci alla paura di quello che non conosciamo. Come si presenta un ingrediente è importante per come noi lo percepiamo, a livello comunicativo è estremamente importante e a seconda di come descrivo un ingrediente può dare una reazione diciamo positiva o addirittura di rigetto da parte del consumatore. Vi faccio un esempio molto molto semplice. Immaginiamo di comprare un prodotto e di leggere sull'etichetta contiene vitamina C. Voi sareste allarmati? Ma probabilmente no, perché la vitamina C è un composto di cui noi sappiamo avere bisogno, sappiamo che ragionevolmente non ci sono grandi controindicazioni, anche se non sappiamo in realtà perché in quel determinato alimento la vitamina C è stata aggiunta. Non è stata di certo aggiunta per evitarci problemi di scorbuto, ma ha una diciamo precisa funzione tecnologica. Però il solo fatto di vedere vitamina C nella lista degli ingredienti non ci allarma, anzi magari ci dà una visione anche più positiva, perché noi sappiamo, abbiamo in qualche angolo della nostra testa lo scomparto vitamina C e la associamo a una funzione positiva per il nostro organismo. Se invece vediamo scritto contiene acido L-ascorbico, beh allora è probabile che qualcuno in più sia un po' più sospettoso, è un nome chimico, che cavolo è questo acido L-ascorbico? Ancora peggio se invece ci troviamo una sigla, le famose e famigerate sigle con la E. Supponiamo di aver trovato sull'etichetta contiene E300. Per molte persone, compresa per esempio mia mamma, la vista di una sigla che inizia per E seguita da un numero di tre cifre genera così, magari non paura, magari ansia e di sicuro qualche perplessità. Che cavolo è questo E300? Perché ce lo mettono? Che cos'è? Ci stanno avvelenando? Allora appunto mia mamma magari mi chiama e io le spiego che l'E300 non è nient'altro che non l'acido L-ascorbico, che altro non è se non la vitamina C, la comune vitamina C. Ma vedete come cambia la reazione di noi consumatori quando leggiamo la stessa informazione ma proposta in tre modi diversi? È inutile negare che le sigle con la E, tutti i vari cosiddetti additivi alimentari, allarmano le persone. In realtà non c'è nessun motivo perché noi si debba essere allarmati solamente perché vediamo una E seguita da un numero. Ci sono degli additivi alimentari che sono assolutamente innocui, come per esempio la lecitina di soia, e altri di cui per esempio dobbiamo cercare di ridurre l'assunzione, come per esempio dei nitriti che sono usati come conservanti. Non ha neanche importanza l'origine di questi additivi alimentari, perché che siano di origine naturale o che siano di sintesi, hanno comunque la loro sigla, la loro storia di produzione e all'EFSA, l'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare, per ognuno di questi c'è un dossier in cui si analizza cosa fanno, quali sono le dosi in cui si possono usare, quali sono i prodotti in cui si possono usare e così via.
Tutto questo indipendentemente dall'origine naturale o meno, che non ha alcun interesse dal punto di vista tossicologico, nonostante insomma, il mito del naturale oggi sia molto diffuso e tendiamo erroneamente a pensare che se una cosa è naturale ci deve per forza far bene o comunque è sicuramente innocuo. Cerchiamo di andare oltre la ansia e la paura che ci possono generare queste sigle e cerchiamo di capire prima di tutto che cosa c'è dentro. Com'è la mia mamma che ha visto scritto contiene E500 e si è così allarmata e mi ha chiamato. Io le ho spiegato che l'E500 non è nient'altro che il normale comunissimo bicarbonato di sodio e che probabilmente nel prodotto che aveva comperato era stato utilizzato come agente lievitante. Cerchiamo anche di capire che il modo con cui viene percepita un'informazione è altrettanto importante dell'informazione stessa. Quanti di voi mangerebbero del pane o delle brioche con su scritto in etichetta colorato con E153? Probabilmente nessuno, perché noi non vogliamo mangiare normalmente del pane colorato. Però sono sicuro che molti di voi nell'ultimo anno hanno mangiato pane, focacce, cornetti e dolci vari neri, perché sono stati colorati con il carbone vegetale, che è un colorante, un additivo alimentare, che ha sigla E153. Però quando noi leggiamo carbone vegetale ci immaginiamo non un colorante, ma ci immaginiamo qualche cosa di positivo, anche se in realtà tutte queste millantate proprietà salutistiche positive all'interno del pane o delle brioche sono tutte da dimostrare. Quindi insomma cerchiamo di non avere paura delle sigle e dei nomi che non conosciamo, cerchiamo invece di capire a che cosa servono. Se avete delle domande da pormi, fatemele pure qui sotto, vedremo di rispondere in uno dei prossimi video qui sul mio canale e per oggi io e Peter vi salutiamo. Ciao!